5 carte. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrelink e bentornati su Yu-Gi-Oh! Siamo ancora nell'arco di Yu-Gi-Oh! GX, mancano pochi duelli e non ne mancano davvero tanti, quindi insomma, diamoci una mossa e finiamo anche questa serie. Siamo nell'arco nel quale il professor Viper tenta di impossessarsi della scuola di duelli e di, in parole povere, uccidere tutti, quello è il suo scopo finale. Però Jaden affronta Professor Viper su una pericolosa piattaforma che raggiungeva il cielo. Oh, ok. Perché Jaden voleva informazioni riguardo il bioband che faceva addormentare tutti dopo un duello. Sì, il bioband risucchia l'energia vitale del duellante e muore, sì. Dato che sono anche finiti in ospedale alcuni, direi che è più che evidente quello che fa il bioband. Benvenuti amici, sono felice che siete qui. Beh, non lo sarei ancora per molto. Viper, è il momento di porre fine a tutto questo. Troppe persone sono rimaste ferite. Sì, insomma, siamo tutti quanti uniti, tutti per i Digimon. No, Yu-Gi-Oh! Però io sono contento di vedere Cyrus che è diventato un Obelisk blu e Jaden è rimasto uno Slifer perché Jaden è un Edgelord, quindi non può diventare un Obelisk o un raggiallo. Questo qui è quello che vi ricordo, è il DNA fuso con un dinosauro. Ad ogni modo, troppi discorsi inutili. Iniziamo a combattere, ok? La verità, ragazzi, è che io mi sono fermato a Yu-Gi-Oh! GX, ma tipo all'arco dei cacciatori, quando cercano appunto le chiavi per impedire che venga risvegliato il grande male della scuola. Quindi non so di preciso come sono andate le cose. Me lo sono un po' perso, ecco. Anche perché stavo sempre a scuola quando lo faceva. Quando lo mandavano in onda il pomeriggio non c'era problema, ma quando lo mandavano in onda il sabato... Certo, potevo recuperarlo su internet, ma non avevo gran voglia. Diciamo che un po' la scimmia mi era passata, però... Insomma, a quanto pare non era. Oh, mi ha messo un segnalino. Ah, non posso fare nulla, ciao. Ci vediamo al prossimo turno. Spero. Sì. Beh, almeno la mia parte del campo diventa buona, ma non posso comunque evocare. A quanto pare nessuno può evocare. Dai. Sì, vai, Necroombra. Attiviamo l'effetto, mettiamolo qui. Attiviamo Retta Giustizia. Scegliamo una carta. Questa qui mi fa molta paura. Questa. Cos'è? Vabbè, io attacco, non lo so. Vediamo. Ah, potevo fare con Wild Art però, per evitare appunto un po' di ripercussioni, ma vabbè, non ha importanza. E gli mette comunque il segnalino veleno. Bene. Che schifo. Ah, Blade ci fa danno perforante. È due ogni turno? Ma dai! Ma che palle! Ma no, ma quel paese. Va bene, fusione miracolosa, attivata. Mi riprendo un po' d'attacco in questa maniera, almeno quello. Questa qui, dovevo eliminare questa. Durante ogni end phase, che palpebre. Vabbè, posso resistere un altro turno, poi dopo, ciao. 1100, sì, quando finisce lui arriva a 600. E poi è finita. Oppure... Potrei fare una bella giocata, effettivamente, eh. Evochiamo Blade giù un'altra volta, così ho di nuovo tutto quanto l'attacco di bello alto. Oh, oltre l'anima non posso attivarla perché non ho mostri normali al cimitero. Eroe elementale, tra l'altro. Se non evoca nulla, ho vinto. Insomma, lui gioca molto coi rettili. Mi ricordo il deck serpente, effettivamente. Uscì... No, il deck serpente, il deck rettile uscì diversi anni fa. Però, ragazzi, abbiamo sconfitto Viper. Ma i bioband rilasciarono tutta l'energia catturata dal duello, risvegliando l'antico male chiamato Yubel. Sì, questo me lo ricordo. Ho ricevuto abbastanza energia per rinascere, ma Viper ha perso e non è riuscito a sconfiggere Jaden. Yubel attaccò immediatamente Viper per non aver sconfitto Jaden, poi trasportò tutti in un'altra dimensione. Non avendo ancora recuperato tutta la sua forza, Yubel cercò un ospite umano da possedere. E qual era il suo corpo? Marcel, ovviamente. Che cosa è successo? Blair, svegliati! Jaden lo ha preso Marcel! Ho cercato di fermarlo, ma mi ha graffiato con la sua mano raccapricciante. Mi domando se questa cosa che ha attaccato Blair è la stessa cosa che ha assalito Viper sulla piattaforma. Sì, lo è. Un duello dimensionale? Quindi stiamo arrivando alla fine.
Marcel, ormai posseduto, si mette alla ricerca delle carte delle bestie sacre. Però c'era una carta che, generando un'immensa quantità di energia duello, poteva salvare la situazione. Ma chi avrebbe potuto generare tanta energia? Zane e Jess furono scelti a questo scopo. Sei pronto? Più che mai. E allora facciamolo. Sì, però, perché tutte queste controrisposte? I miei discorsi con i miei amici erano molto più semplici. Vuoi duellare? Sì, e già avevamo finito un duello. Nel mentre dicevamo queste frasi, quindi. Ah, lui ha le bestie, queste qua, cristallo, mamma mia. Questa giocarle non è facile. Sì, le cyberlarva bisogna distruggerle tutte, sono un pericolo costante. Cinque carte. Ah, la chimera, ok. Certo che se tu mi evochi Drago Chimera Tech a primo turno. Però antica città rovina arcobaleno, non è male, eh. Insomma, questa prima mano si sta rivelando piuttosto proficua. Il problema è se evoca Drago Chimera Tech. Perché lui ha tutti quanti i mostri drago e macchina, quindi. Ma io evocherei tranquillamente Bestia Cristallo Gatto Ametista, che nome. Mi chiedo quanto sia lungo il nome giapponese, perché i giapponesi usano un simbolo per dire una cosa totalmente diversa e si legge molto velocemente anche. Beh, l'effetto è interessante, devo ammettere. Però io ci provo, 1700. Vabbè, è andata bene. Ok, e anche questo duello no, per 200 punti. Sì, però dai. Meno male che è finita. Jess e Zane furono in grado di creare abbastanza energia per ampliare il portale interdimensionale per la carta Drago Arcobaleno, che tra l'altro avevo in mano. Ben fatto, Jess. La carta Drago Arcobaleno, così. Scatenando il drago, vai. Jaden non fu in grado di fermare Marcel. No, come? Jaden ha perso? Quindi Jaden dovrete affrontare la terrificante potenza di Marcel. Che aveva. Ah, in grado di fermare Marcel nel recuperare le carte bestie sacre. Però questo è francese, ricordiamo, eh. Sono contento che ce l'hai fatta appena in tempo. Beh, certo, non è stato facile, ma nulla mi avrebbe fermato. Marcel, non posso lasciartelo fare. Non ti avvicinare! Il suo braccio è quello che mi ha attaccato prima. Quindi. Ma aveva già da prima il duel disc strano. Jaden, voglio solo te. Dimmi di andarsene. Basta con le richieste, sei finito. Blair, questo non è Marcel. Qualcosa lo sta usando. E penso che sia arrivato il momento di scoprirlo. La voce di Marcel è divenuta ultraterrena, quindi qui ora metterò un effetto particolare. Ora, vi prometto che tutto diventerà molto più chiaro. Non sei d'accordo, mio caro Jaden? Ho già sentito quella voce, nei miei sogni. Allora, chi sei veramente? Non l'hai ancora capito? Sono il tuo vecchio amico. Cosa vuoi dire? Dimmi cosa sta realmente succedendo qui. Sei così cattivo. Credo che sei cresciuto e te ne sei dimenticato. Eri solo un ragazzino sciocco allora. Ma io non mi sono dimenticata di te. Jubel in realtà è un maschio, non una femmina. Come potrei dopo tutto quello che hai fatto? Ora che sei qui ti farò ricordare tutto. Soprattutto com'è finita e come mi hai abbandonato. Guarda che non so di che cosa stai parlando, ma ti farò pentire per quello che hai fatto ai miei amici. Nessuno potrà fare questo e rimanere impunito. Lo vedremo, Jaden. Duelliamo! Va bene, Marcel, è tempo di duellare. It's time to duel! Vuol dire che vincerà anche il duello? Spero di no. Ma se evoca Uria, o Raviel, o Hamon. Sono cavoli. Ma quante erano belle quelle carte, raga. Quasi quasi le compro. Tanto su Card Market stanno a pochi spiccioli. Le carte di Yu-Gi-Oh! Vengono vendute davvero a basso, basso, basso prezzo, ragazzi. Ne ho comprata una per 10 centesimi. Mi stavo facendo il deck elementale perché mi piacciono un sacco gli eroi elementali. Non è il mio genere preferito di mostri, ma. Ehi. Allora, Sepoltura Shock è molto buona a dire il vero in questo momento. Perché posso mandare un Neos al cimitero. Ok, perfetto. Direi di evocare la Pantera in attacco. No. Qua.
Eccolo. Allora, mettiamo contrattacco dell'eroe, evochiamo Evion, eroe elementale, e finiamo il turno. Così se viene distrutto posso scegliere se distruggergli questa o un altro mostro che controlla. Perché deve venire distrutta. Bene. Va bene. Perfetto. Ok. Attiviamo. Certo. Preferisco distruggergli questa. Ok, scarta una carta. Oh! Deve essere eroe elementale quella che scarta. Che... è un problema sto deck, è un problema. No, devo usare un deck mio. Non ci se la fa con quel deck, raga. Alcuni deck non sono fatti per vincere. Contro altri deck, ovviamente. Ma nell'anime ce la fa! Sì, perché è un anime. E fanno la sceneggiatura come pare a loro. Jaden si prepara le carte. Ti manca l'ultima, dovevi metterla in campo. Bravo. Bene, gioco lucertola, folata e l'effetto per scoperta è molto interessante. Non è proprio dei migliori, ma... ehi, ci possiamo lavorare. Dai, dai, attacca! Sì, mi piace. Attiviamo l'effetto di lucertola folata e questo se ne torna in mano. Ed evochiamo anche il furetto del fuoco schermidore. Wow, che bel nome. Vediamo un po' se ha qualcosa, ha qualche trap. Allora, rimuoviamo dal gioco un mostro con grido di battaglia. Eccolo qua, ed evochiamo. Beh, come devo... ma... ah, per evocarlo. Pensavo che me lo facesse evocare. Quindi è un'evocazione in più quella è stata. Perfetto, perfetto. Evoco Pegaso perché ragazzi non può essere. Sì, perché già l'ha attivata. No, non l'ha attivata quella. Quindi, vabbè, attacco. Comunque, vabbè. Attacco. E quindi? È riattivata, allora. A che serve? Oh, santo cielo! Ah, questo è interessante. Questo è molto interessante. Qua. Ho spade mistificatrici sul terreno. Vuoi attivare l'effetto della carta? Sì, ma non quella. Ma questa. Mandiamo spada mistificatrice. E questa se ne va al cimitero! Via! E finiamo il turno. Voglio vedere quanto dura lui con quella carta scoperta lì. Paga, paga! Voglio vedere quanto dura. Una carta scoperta sul terreno. Evochiamo... Lector. Bene. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Va bene, va bene, va bene. Benissimo, non c'è problema. E qual è il problema? Qual è il problema? Non esiste. Sarebbe molto croccante come scelta, ma... ok, uno. E due. E tre. E iniziamo! Iniziamo, ho detto. Attivo l'effetto di drago schianto, eliminiamo questa e gli distruggiamo questo. Così non ha nulla per difendersi, zero! E ora ti attacco con tutte le mie forze. Maledetto. Ma dai, ma ce la facciamo? Ce la facciamo a finirla qui? Una buona volta? Oh! E vabbè, Uber ovviamente esce fuori. Finalmente la mia trasformazione è completa, sono reale come voi. Jaden, siamo finalmente riuniti. Perché mi fissi come se non sapessi chi sono? Guardami negli occhi e ricordati. Sì, però aprili. Quando eri giovane eravamo inseparabili. Quando ti facevi male io mi facevo male. E ho fatto qualcosa al riguardo. Non avevo intenzione di permettere a nessuno di mettersi tra di noi. Io ero la tua amica, il tuo amico.
la tua custode, il tuo custode, la tua vendicatrice, il tuo vendicatore. Io bello e maschio, raga, voglio Dio. E come mi hai ripagato? Mi hanno portato via e non hai fatto niente. Ma il destino aveva un piano diverso e mi hai riportato da te. Oh no, non può essere. Jubel! Fa molto ridere sta cosa, sinceramente. Finalmente ti sei ricordato. Io non ti ho mai dimenticato. Come potrei? Mi mandarono via, mi alienarono. Ma ora siamo faccia a faccia di nuovo. Tu ed io abbiamo del tempo da recuperare. Oh, Ragazzi, prossimo video 4 duelli. E poi c'è il finale duello. Ehi! Abbiamo quasi finito Yu-Gi-Oh! GX. Col prossimo video termina. Non vedo l'ora. Ragazzi, questo video allora termina qui intanto. E come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Ragazzi, in descrizione trovate il link per Instagram dove pubblico robe. Ovviamente lo shoutout da YouTube Start Game che ha l'abbonamento a livello Star. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!